Settimo binario. Nord, sud, est, ovest. Il prossimo treno arriva da molto lontano. Prima classe in coda. Nicola Lecca parla di luoghi, viaggi, città. A cura di Stefania Martins. Da Nicola Lecca, buon pomeriggio a voi che ascoltate. Trasmettiamo come di consueto dagli Studi Rai di Cagliari in Viale Bonaria una nuova puntata di Settimo Binario. Oggi parliamo della Russia, parliamo di Mosca, di San Pietroburgo, di Kaliningrad e anche della Siberia. Un bravo conduttore radiofonico non dovrebbe emozionarsi mai, ma oggi per me è difficile. Infatti sono al telefono con noi due ospiti cui sono molto legato. Da Asiago ascolteremo i racconti di Mario Rigoni Stern, uno degli scrittori più importanti e amati della nostra letteratura. Ciao Mario. Ciao Nicola. E all'altro capo del telefono, in collegamento da Zurigo, c'è Luigi Offeddu, giornalista inviato speciale del Corriere della Sera e anche inviato storico in Russia del giornale di Montanelli. Ciao Luigi. Ciao Nicola, ciao Mario, buonasera a tutti. Buonasera. Mario, tu hai una consuetudine con la Russia che è fatta di mille cose. Vorrei ricordare che il tuo Sergente nella neve del 53 è appunto un diario della tua prigionia dopo l'8 settembre del 43 che tu hai scritto, mi pare, non molto lontano da Kaliningrad. Che ricordi hai di quegli anni? Beh, guarda, sono gli anni più importanti che io ho vissuto, la Seconda Guerra Mondiale dal primo all'ultimo giorno. Da prima come combattente e poi da come da prigioniero dei tedeschi. Di conseguenza l'ho vissuta tutta e con i momenti più drammatici anche, perché ho passato due inverni sul fronte russo e non siamo mica tanti sopravvissuti. Cosa ricordi di quegli anni, oltre il freddo, oltre il pericolo, oltre la paura? Cosa ricordi del popolo russo? Mi pare addirittura che quando voi eravate prigionieri, quando passavano dei treni carichi di carbone, per pietà qualcuno faceva addirittura cadere dei pezzi di carbone per aiutarvi. Sì, ma guarda, di quei tempi lì io ricordo specialmente l'amicizia dei miei compagni e poi anche la cordialità che avevano, all'affetto addirittura, che avevano anche le popolazioni russe con noi che eravamo lì a occupare la loro terra. Specialmente per noi alpini abbiamo trovato, durante i giorni drammatici della ritirata, abbiamo trovato conforto e aiuto dalla popolazione russa contadina dell'Ucraina e della Bielorussia. Io sono stato recentemente in Russia, ho conosciuto un'altra Russia, Mario, non quella che hai conosciuto tu. Però quando sono stato a San Pietroburgo ricordo che con un'amica ridevamo molto su un autobus che era un po' sgangherato e uno dei passeggeri, mentre tutti ci guardavano un po' male perché io e questa amica ridevamo, mi ha detto: non rida così, abbia rispetto della nostra tristezza. E Luigi, tu pensi che San Pietroburgo, a differenza di Mosca o di altre città, abbia una vocazione particolare per la malinconia oppure è tutta la Russia che è così? Ma io penso che sia una caratteristica dell'animo russo, ma che probabilmente per loro non è malinconia come noi la vediamo. Io ricordo di aver fatto questa domanda durante gli anni di Mosca e San Pietroburgo ad amici del posto e qualcuno mi ha risposto, credo nel modo più esatto, dicendomi: guarda, noi siamo un po' al confine fra l'Asia e l'Europa e nei momenti in cui ci sentiamo più europei abbiamo nostalgia dei grandi orizzonti, della poesia dell'Asia, eccetera. Nei momenti in cui ci sentiamo appesantiti dal nostro retaggio asiatico, per esempio nella politica durante i periodi delle tirannidi, eccetera, abbiamo nostalgia dell'Europa, dell'Occidente, e questo ci porta a quel fondo di tristezza che non ci abbandona mai e vale per tutti i russi. Specchio privilegiato di questa malinconia, non malinconia, raccontata da Offeddu è la musica russa. E oggi a Settimo Binario, per accompagnare appunto i racconti di Mario Rigoni Stern e di Luigi Offeddu, abbiamo scelto di ascoltare due brani dai concerti per violino più importanti, quello di Dmitri Shostakovich e quello di Sergei Prokofiev, entrambi interpretati da Victoria Mullova. Thank you.
Intanto si andava concretizzando il più folle sogno di Hitler, quello che nel Mein Kampf aveva profetizzato ancora nel 1925. Noi nazionalsocialisti riprendiamo le mosse da dove ci fermammo 6 secoli fa. Quando noi parliamo di un nuovo territorio in Europa, dobbiamo pensare prima di tutto alla Russia e agli stati limitrofi suoi vassalli. Sembra che il destino stesso ci voglia indicare quelle regioni. Lo Stato Maggiore tedesco aveva studiato i piani particolari del grande attacco che avrebbe fatto tremare la terra. Avvenne il 22 giugno del 1941, alle ore 3:30 del mattino, con cannoneggiamenti e incursioni aeree che veramente fecero tremare la terra, dal Baltico al Mar Nero. Fu così improvviso e inaspettato che, in un primo momento, nemmeno a Mosca ci vollero credere.